Gesù non aveva amici e neanche una famiglia. È il titolo del libro del giornalista della RAI Geon Occhetti, presentato nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania a Napoli. Un insolito pamphlet dissacratorio, sofistico, rigorosamente reazionale e amaramente disilluso, in cui l'autore analizza le categorie sociali di famiglia e amicizia, operando un radicale stravolgimento dei concetti e dei significati e questi termini storicamente associati. L'editore è Tullio Pironti. L'evento di presentazione del libro rientra nella rassegna Letture in Ordine, un calendario di eventi letterari ospitati dall'Ordine degli Psicologi della Campania e dedicato non solo agli psicologi e agli studenti di psicologia, ma aperto a tutti gli appassionati di lettura. Con l'autore Antonella Bozzaotra, poi la vicepresidente dell'Ordine di Psicologi della Campania Lucia Sarno, che ha introdotto e moderato gli interventi di Anna Maria Palmieri, assessore alla scuola e all'istruzione del Comune di Napoli, Luigi Baldaschini, direttore dell'IPR di Napoli, e Raffaele Felaco, presidente dell'Associazione Psicologi per la Responsabilità Sociale. L'autore, ai nostri microfoni, illustra il suo lavoro. È un libro, che se ne possa pensare dal titolo, che invece auspica una nuova rifondazione sia dell'amicizia che della famiglia, concetti assolutamente oggi traviati, concetti che si fermano all'apparenza e non vanno alla sostanza. Amicizia e famiglia non sono due valori, come spesso si dice, sono due contenitori di valori. Non dobbiamo confondere il cassetto con quello che c'è dentro, e in questi cassetti dobbiamo mettere cose buone. Fino a questo momento non è stato così. Nelle famiglie e tra gli amici accadono cose tremende, e questo libro ve le svela. È un libro non solo da leggere, ma da regalare, soprattutto a quelli che dicono: io sono tuo amico, papà ti voglio bene, figlio mio ti voglio bene. Regalatevi questo libro e poi ripensateci.